Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Lisa e benvenuti in questo nuovo video nella casetta nuova. Sto un attimo anche sperimentando la postazione, quindi fatemi sapere se mi vedete bene, mi sentite bene, eccetera, eccetera. Qui non ci sono i clacson di Napoli, ci sono i grilli, ok? Quindi spero che questo suono non vi disturbi e che passi al più presto. Allora, oggi facciamo un video sulla differenza tra desiderare e manifestare e aggiungeremo un piccolo story time su come ho manifestato una SP e questa situazione lavorativa ed il mio, insomma, trasferimento qui a Reggio Emilia. Prima di cominciare con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e eventualmente di attivare la campanella così da essere sempre informati sui miei nuovi video. Allora, facciamo una distinzione tra il desiderare ed il manifestare. Il desiderare essenzialmente significa volere qualcosa, volere che un qualcosa accada in maniera consapevole. Quindi c'è la consapevolezza di volere un qualcosa ed il desiderio appunto che quella cosa accada. Il manifestare qualcosa non è dettato necessariamente da una volontà, da un desiderio. Può essere un qualcosa di del tutto inconsapevole, l'inconscio, così come manifestare qualcosa non significa necessariamente manifestare un qualcosa di positivo, ma eventualmente anche di negativo, proprio perché il manifestare significa l'attrarre a noi determinate situazioni e persone, inconsapevolmente o consapevolmente. Molto più spesso il tutto avviene in maniera inconscia. Ed è anche per questo che noi manifestiamo situazioni negative, perché abbiamo credenze limitanti inconsce, e questo già lo sapete. Il manifestare, il concetto di manifestare è evocato dall'etimologia stessa della parola, dal significato stesso della parola. Qualcosa che si manifesta a noi è un qualcosa che appare a noi, no? Come una figura divina che ci compare all'improvviso, per così dire. Quindi questa cosa può anche destare shock, stupore, noi possiamo anche non aspettarcela, questa manifestazione. Però se poi andiamo a scavare in fondo ai nostri pensieri passati, alle nostre affermazioni passate, se analizziamo un po' il nostro comportamento degli ultimi tempi, ecco che iniziamo a capire il perché del come abbiamo manifestato una determinata situazione. E vi porto il mio esempio. Io ad esempio ho manifestato questo trasferimento, questa situazione lavorativa, ma inconsapevolmente. Io ero una di quelle che prima di laurearsi aveva l'intenzione, ci sono sempre queste piume che volano, aveva l'intenzione di restare per un po' a Napoli, fare esperienze lavorative e poi eventualmente andarmene. Invece l'universo, o meglio io, inconsapevolmente ho attratto la situazione diametralmente opposta, cioè a neanche un mese dalla laurea io mi sono trasferita in un'altra regione, questo perché è accaduto. Allora, innanzitutto io fin da quando ero piccola ho sempre fatto film mentali su un ipotetico trasferimento, sull'avere dei coinquilini, sull'abitare da sola in una casa. Era, diciamo, un'immagine molto ricorrente nelle mie visualizzazioni inconsapevoli, i cosiddetti film mentali proprio, perché non sono tanto diversi dalla visualizzazione. La visualizzazione non è mettersi così e immaginare cose, ok? La visualizzazione può anche essere spontanea ed è anche una delle forme più efficaci di visualizzazione, la visualizzazione spontanea, cioè il cosiddetto film mentale. Fateci caso, magari se vi sforzate di visualizzare qualcosa, quel qualcosa accade dopo un po' di tempo. Se invece visualizzate per mezzo secondo spontaneamente una cosa, può essere che accada molto prima, proprio perché non c'è resistenza a qualcosa che vi accade così. Inoltre, cosa mi succedeva? Che io, cioè molto spesso, dicevo di volermene andare, un po' ironicamente, un po' seriamente, e difatti ho manifestato questo mio doverne, dover andare via, tra virgolette, dover, comunque è stata una scelta. Poi, quando parlavo ad esempio con amici, con il mio fidanzato, di un ipotetico trasferimento fuori, io ho sempre detto di volermi trasferire al centro Italia e tra le regioni io nominavo proprio l'Emilia Romagna e la Toscana, perché
anche il Lazio, ok? Perché sono, diciamo, tre regioni che sento un po' più affini a me rispetto magari all'estremo nord, che comunque è una realtà totalmente diversa rispetto a Napoli, e rispetto all'estremo sud, in cui ho anche vissuto, perché io, ripeto, ho vissuto 2 anni in Sicilia, quindi ho già vissuto al sud-sud. Quindi, come dire, avrei scelto come regione proprio una di queste due. E puta caso, guardate un po' dove sono andata a finire. E voi potreste dirmi, vabbè, avrei mandato un curriculum a questa, non so, azienda sanitaria, a questa agenzia qui a Reggio Emilia per poter essere assunta. Invece no, mi hanno contattato loro, quindi ancora di più posso dire di aver attratto questa situazione. E ora vi racconto anche un altro aneddoto che riguarda una SP. Era da un po' che io volevo manifestare un'amicizia con una ragazza, perché io non si direbbe forse, ma ho molti più amici maschi che donne, quindi avevo proprio il desiderio di stringere con una ragazza che abitasse magari vicino a me, nella mia zona, perché ho tutti amici che comunque più o meno sono almeno a 15 minuti di macchina, quindi era un po' complicato vedersi con qualcuno per un caffè, un'uscita veloce. Cosa è successo? Io 4 anni fa, prima di andare all'università, ho conosciuto questa ragazza ad una festa di compleanno a casa di un amico. Ci siamo subito trovate bene, bla bla bla. Non ci siamo più viste fino al mio primo anno di università, quando ci siamo beccate in un autobus per andare a tirocinio. Non ci siamo dette nulla, io l'avevo riconosciuta, però non le ho detto nulla perché ho pensato, vabbè, non si ricorderà di me. Ve la faccio breve. Qualche mese fa, ad aprile, quando ho fatto l'esame di abilitazione, c'era anche questa ragazza che faceva la mia stessa università, tra l'altro. Io ho chiesto a questa ragazza se si ricordasse di me, cioè le ho detto proprio così: scusami, nome della persona, ti devo chiedere una cosa. E lei mi ha risposto: sì, ero io. Stava cadendo il cellulare, senza farmi finire di parlare, perché lei, semplicemente, così come me, era da 3 anni e mezzo che voleva farmi questa domanda, però nessuna delle due aveva avuto il coraggio di farla. Fatto sta che siamo diventate amiche, anche strette perché ci troviamo benissimo assieme, e questa proposta di lavoro è arrivata prima a lei e poi a me, perché lei poi ha fatto il mio nome dicendo che anche io avevo preso il suo stesso voto di laurea, bla bla bla, e quindi alla fine questa proposta collateralmente è arrivata a me. Quindi, questo per dirvi che io ho attirato questa situazione anche lavorativa, anche a causa, grazie a questa mia amica che io a mia volta ho attratto. Questa è un po' la materializzazione della frase che si usa dalle mie parti, le strade del Signore sono infinite, quindi direi le strade dell'universo sono infinite, cioè quando un qualcosa deve manifestarsi, prende strade inaspettate, arriva a noi in maniere inaspettate, attraverso dei giri che noi non ci aspetteremo. E io ora con questa ragazza sono diventata molto amica ed è la mia coinquilina, cioè ora abitiamo assieme, letteralmente. Così, molto ad capsum, va bene? E questo, niente, forse era un video un po' così, anche story time, però per ricordarvi che di fare attenzione innanzitutto a quello che dite, pensate, ai film mentali che vi fate, e anche per ricordarvi che la manifestazione non è un qualcosa di difficile. Il tutto avviene molto spontaneamente e in maniere che spesso non ci aspettiamo. Quindi bisogna davvero avere molta fede. Un'altra cosa che io volevo manifestare in questo periodo era più fiducia in me stessa dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista della mia indipendenza, sia emotiva che economica che lavorativa, indipendenza. E io ho attratto anche questo, perché questa situazione così difficile, il trasferimento, lavoro nuovo, regione nuova, mi mette nelle condizioni di essere più indipendente. Quindi io praticamente con una sola situazione, questo trasferimento, ho manifestato almeno altre 5 cose che volevo manifestare. Non so se sono stata chiara, ora si sta scaricando il cellulare, quindi devo andare. E niente, aspetto i vostri commenti e vi mando un bacione.